Questo è un invito al risveglio! Al risveglio! Al risveglio! Manifestare un dissenso non attraverso la solita formula del cartellone, del corteo, della manifestazione, ma attraverso delle forme che esprimano bellezza contro il degrado della città. Ci vogliamo semplicemente prendere la responsabilità e far prendere la responsabilità. Il social network è uno strumento che permette di aggregare e di coordinare azioni. Di fatto è un contenitore che può essere utilizzato dai suoi soci, quindi dagli iscritti, perché in questo momento non è un'associazione, quindi non siamo soci, è uno strumento di aggregazione e di coordinamento. Ma l'importante è che poi queste proposte, queste discussioni che emergono nella piazza virtuale si trasformino in azioni concrete, la piazza virtuale che diventa reale. Vogliamo vivere in una Catania migliore da quella descritta dalle inchieste giornalistiche e giudiziarie. Questo, se non l'avete capito, è un invito al risveglio. Ma non svegliamo! Oh, ma ci vogliamo assumere tutti, sì o no, la responsabilità, cittadini e istituzioni, eh? Sì! Allora, contrastiamo la lentezza, l'indolenza, la noncuranza! Rifiutiamo la cultura del... Niente saccio, che specchio mi conti, ma perché non ti fai i cazzi tu? Capogioppo! Chiediamo alla magistratura di accelerare i tempi della giustizia per le questioni di interesse collettivo! Chiediamo alla magistratura di costituire un pool di magistrati che indaghi esclusivamente sui saccheggi di questa città per evitare prescrizioni, verità sepolte, mai più verità sepolte. Questa è una richiesta di riscatto per i miei diritti offesi. Ridateci via Europa! Condannate i responsabili di 1 miliardo di euro di disavanzo. Ridatemi piazza Europa. Confiscate ciò che è stato costruito illegalmente! Ridatemi piazza Europa! Ridatemi piazza Europa! Ridateci piazza Europa! Voglio che il comune di Catania si costituisca parte civile nei processi che riguardano la città! Ridateci piazza Europa! Confido nella magistratura e nella sua capacità di trasformare gli errori e gli orrori delle amministrazioni in opportunità per questa città. E io voglio promettere solo una cosa a questa città di Catania, solo una: mai più manichino in questa città, mai più manichini davanti allo scempio. Ma sentinelle della nostra città! La matica è una mano campo! Siamo qua, però l'udienza contro Virlinzi, D'Urso e compagnia bella è stata rinviata per difetto di notifica sollevata dal difensore di Virlinzi quando c'era stata fatta un errore nella notifica. Quindi è un modo come allungare il brodo e cercare di fare dimenticare il più possibile ai catanesi lo scempio fatto da questi signori a Piazza Europa. Ora aspetteremo quando è stato rinviato il processo, quindi sempre un paio di mesi se ne vanno ancora. Comunque noi saremo sempre qua, possibilmente, ok? Ciao Fossimo! Noi ci arrestiamo qua con le Gio e